Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno, bentrovati nel mio canale. Oggi un'unghietta piccolina è quella della mia figliola, quella un po' più grande, ha 16 anni, ha un'unghietta molto molto delicata. Questo è un semi permanente rinforzato fatto una vita fa e oggi ho detto vieni amore che ti faccio le unghiette, vieni dalla tua mami. Bene, ho rimosso tutto il semipermanente, ho fatto la preparazione dell'unghia, spinto le cuticole. Ecco qua, qui siamo già alla base, prime, insomma tutti i passaggi. Lo sapete che il mio metodo prevalentemente è il fast refill, sì che l'unghia la accorcerò alla fine. E arriviamo a questo nuovo prodotto, Moda Unghie, questo è l'Art Nude. Prodottino nuovo ed ero sinceramente curiosa di provarlo. Il colore, come sapete voi, fotonico, come dico io, perché mi piace molto. La consistenza è molto strana, ogni prodotto ha la sua consistenza, sapete che io sono sempre alla ricerca di nuovi colori, nuove consistenze. Questo è all'apparenza, quando si prende nel barattolo sembra molto liquido perché si prende, non fila. Ma alla fine, ragazze, questo è un gel compostissimo, non si muove, non è un tissotopico, come si dice, perché almeno che sappia io, quelli lì sono autolivellanti e questo sinceramente non mi sembra autolivellante. Nella punta non vado ancora a metterlo perché tanto andrà via tutta. Voglio provare se in realtà sta composto dov'è e proseguo con le altre unghie. Vedete com'è morbido, come si muove bene, sembra che scivoli via, e invece no, lui rimane lì perfettamente, vedete, lo devo accompagnare io e dove metto il pennello lui si ferma, vedete? Oh, prima volta che trovo un gel di questa consistenza. Vedete? Se io faccio la riga, rimane la riga. A questo punto, visto che ho capito come funziona questo prodotto, non sto lì a perderci la vita e proseguo. Ragazzi, il mignolo non si è spostato, io vado avanti. Morbidissimo, cremosissimo, colore bellissimo, proprio un nude proprio bello. Peccato che mia figlia poi le vuole tutte quante nere, ma ero curiosa di provare questo Art Nude. Vedete, non dovete stare lì a guardare come lo mettete, spingetelo bene verso le cuticole in modo che sia perfetta come stesura, ma se fa degli avvallamenti, ragazze, andate via dritte, questo non si muove. Poi vedremo la limatura, ma questo non si muove. Vedete? Io non ci perdo la vita, ho capito già che è così e proseguo. Penso che sia la prima volta che io faccio quattro dita tutte in una volta. Cioè, se io faccio il fast refill, che lo sapete, ve lo dico tutte le volte, vi toglie 20 minuti perché accorciate e limate tutto in una volta. Fate anche quattro dita con questo gel, ragazzi, è una scheggia proprio molto interessante, mi piace. Io quattro dita alla volta, forse che mi ricordi io non le ho mai fatte. Vedete? Avrei potuto a questo punto stendere magari una base, cioè una stesura fatta a base per farlo scivolare meglio, ma mi sono, diciamo, aiutata con la dispersione che avevo della base. Ragazze, non si è mosso. Non ha sbordato da nessuna parte, compostissimo, e ha detto mia figlia che non brucia nemmeno. Cioè, ragazze, se non brucia, non brucia. Pollice,
non sto lì a guardare come si stende, io mi sto attenta al bordo cuticole, metterlo proprio il giusto prodotto che mi serve poi per la limatura. Autolivellante non lo è, appena appena. Allora, questi sono i prodotti che vanno accarezzati bene, catalizzate tutte le unghie, andremo ad accorciarle e dare la forma. Mia figlia usa il computer, non so quanto lunga le voglia. La limatura è abbastanza facile, sì. No, le vuole più forte. Vedete? Mia figlia ha un letto ungheale stupendo perché è molto lungo, ma ahimè è molto sottile, molto stretto. Finché c'è il gel e la limatura vanno anche bene, quando si tratta poi di stendere il colore è un po' un casino perché è proprio piccola piccola stretta, però è bella lunga, assomiglia alla mamma, le unghie bellissime. Io preparo tutte le unghie, gli do la forma, accorcio, si lima bene. Non si fa fatica, però io alla fine, dopo di averle preparate e accorciate tutte, sapete che uso la fresa. Questa forma non mi ricordo come si chiama, so solamente che è una blu, il cerchietto blu è andato via perché son di sterilizzarla, si è dissolto. E questa è una blu e a me piace questa forma perché vado sul giro cuticole proprio come voglio io per dare l'altezza che voglio io. Vedete, vado a perfezionare anche la punta. Dopo che ho fatto, che avrò fatto tutte le unghie a questo modo, una passatina di lima io gliela do sempre proprio per dare quella perfezione che magari la lima può aver dato, può aver lasciato qualche, vedete, qualche imperfezione, perché mi aiuto con la fresa, ma la perfezione la dà la lima. La lima di Moda Unghie che mi ha mandato è una 100-100, ragazze. Lei fa il suo dovere, però non lascia neanche una stria, cioè neanche un'imperfezione. Rimane proprio bella lucida. Avrei potuto fare anche un passaggio con il woofer, non ne avevo voglia, sono proseguita con questa lima molto prestante, un 100-100. Bene, ora andrò ad usare questo duo, un semipermanente, si chiama Duo Total Black. Per fortuna che ho sto pennellino a ventaglietto, ma mia figlia, avendo queste ditine da Barbie, ragazzi, un po' di fatica, vi devo dire la verità, l'ho fatta. Si stende molto bene, coprente, però io allo stesso tempo ho fatto due passate. Questa è la prima e la seconda mi aiuterò con un pennellino, ragazzi. Quel passaggio, dovete scusarmi, ma non l'ho registrato perché la nuova applicazione del mio telefono, sapete che ci sono gli aggiornamenti, adesso mi esce il pulsantino che si interrompe la registrazione, per carità, anzi apprezzo, si riprende, si riattacca, si rilega, insomma, non ho schiacciato. Bene, questa è la prima passata di nero sul pollicione, vedete che ha un pennello molto corto, si apre a ventaglio, la stesura è abbastanza semplice, però poi alla seconda passata io andrò con un pennello molto sottile per arrivare proprio vicino vicino alle cuticole. Bene. Mi piace. Questa è mia figlia più grande, se era la piccola sarei già impazzita. Questa invece è molto più semplice, non vuole nessun decoro, vuole solo il colore, questa volta nero, l'altra volta rosso, insomma abbastanza gestibile. In questo giorno avevo una voglia matta di provare questo Hard Nude della Moda Unghie. Gel particolare sia nella stesura che nella lavorazione, ragazze, ho mai visto un gel così cremoso e allo stesso tempo poi
ingannevole perché non è autolivellante, però è venuto bene, mi piace. A questo punto andrò a sigillare col sigillo No Wipe della Sempre Moda Unghie, è uno specchiato stupendo, 60 secondi in lampada. Vedete che ho fatto il giro cuticolo più perfetto col pennellino. 60 secondi in lampada, eccolo qui. Vi ho lasciato il pollicione, sapete che nei video mi piace sempre lasciarvi la stesura rilassata del pollicione. Ormai fa parte della mia coreografia quando faccio un montaggio video. Eccolo qui, 60 minuti, non serve sgrassarlo, ragazzi, lo vedrete anche dopo nella foto la specchiatura che ha questo sigillo ed è veramente bello. Queste sono le unghiette di mia figlia, molto semplici, molto belle. Lei è fatta così, è molto essenziale, decisa, è una ragazza così, determinata. Io spero vi sia piaciuto il mio video. Io qua ci metto un po' di olietto perché quando vado a fare la foto io devo avere l'unghia perfetta, lucida e non ci deve essere un granello di polvere, sennò le foto mi vengono brutte. Non sono andata sopra il sigillo perché, non conoscendolo, non vorrei che magari poi opacizzasse un po', oppure magari avesse bisogno dell'olio, insomma. Io quest'olio è un po' anche strano perché non è in realtà un olio proprio di quelli che ungono. Ho fatto un mix, ne avevo due o tre, ho fatto un mix, vedete, si asciuga subito. L'importante è che non ci sia la polvere. Ragazze, io vi lascio le foto, vi do un grosso bacione, mettetevi un pollicione se vi è piaciuto, questo è il mio nuovo brand. Se volete andare a vedere il sito modaunghie.it, il mio codice sconto per voi è Tania10. Ricordatevi, perché il codice sia attivo dovete fare l'account. Un grosso bacione a tutti voi, ciao ciao.